Buongiorno a tutti, grazie di questo invito per presentare il nuovo evento 2020 del Walmart Vacuum Forum. È un evento che cade in un momento importante perché siamo convinti che il futuro dell'industria dipenderà dalle scelte che faremo proprio in questi mesi. L'emergenza del coronavirus ha costretto il mondo intero a rivedere tutti i programmi. È un momento epocale che inciderà non solo sull'aspetto economico ma anche sociale del nostro territorio. La Lombardia però ha tutte le carte in regola per dare via a questa ripartenza attraverso un cambiamento reale fatto di nuove idee, nuove modalità organizzative e nuove imprese. In caso contrario dovremo rassegnarci al declino inesorabile non solo della Lombardia ma dell'intero paese, che diventerà un paese destinato ai sussidi, ai bonus e alle mancette di partito. Le imprese italiane non chiedono sussidi ma chiedono di essere messe nelle condizioni di poter competere al pari dei nostri partner europei. Per ritornare a competere c'è bisogno di liberarsi di tutti i fardelli che purtroppo ancora gravano sul mondo del lavoro e delle imprese, che frenano la competitività. Dobbiamo ripensarci, dobbiamo reinventarci in funzione dei nuovi scenari globali. Per uscire da questa situazione però oggi la forza delle imprese da sole non basta. Serve un supporto attraverso azioni rapide, concrete, una visione strategica di un paese moderno, competitivo, semplificato, attraverso investimenti mirati, capace di adottare le nuove tecnologie e promuovere l'innovazione continua. Lo sviluppo sostenibile e la digitalizzazione saranno poi le due linee guida nei prossimi decenni che dovranno orientare imprenditori, lavoratori e istituzioni. Mai come in questo momento il manifatturiero è centrale per la ripresa, oltre che per far ripartire gli investimenti. Va ricordato che ogni posto nel manifatturiero si genera 2-3 posti nei servizi. Il ruolo del World Manufacturing Forum è ancora più centrale in questa fase storica in cui c'è un enorme bisogno di riscoperta della cultura d'impresa per contrastare quella politica che alimenta divisioni. Senza la libera impresa, infatti, non si crea ricchezza e benessere e il manifatturiero è per sua natura resiliente e sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. L'occasione per poter confrontare le varie esperienze vissute nei vari paesi partecipanti all'World Manufacturing Forum offre la possibilità di indirizzare le scelte delle imprese verso nuovi orizzonti. Conoscere in anticipo come si stanno muovendo gli altri paesi, sia dal punto di vista industriale, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista istituzionale, facilita i piani di sviluppo e le future scelte delle fabbriche. E per la Lombardia, se vuole rimanere protagonista dell'industria manifatturiera, questa diventa una necessità per rimanere agganciata alle regioni più virtuose. La Lombardia è sempre stata una regione virtuosa e vuole rimanere agganciata al passo di coloro che stanno cercando di adottare quelle misure, quei sistemi, quelle scelte per rimanere competitivi e virtuosi nel mondo industriale mondiale.